Le 5 cose che non sopporto quando gioco di ruolo. Parliamone insieme, qui su Wikiroll. Saluti e frecce, ragazzi, bentornati qui su Wikiroll. E per la serie delle 5 cose eccetera eccetera, oggi voglio parlarvi di una cosa che mi è stata chiesta e che mi ha divertito pensarci, e cioè le 5 cose che non sopporto quando gioco di ruolo. Sono personali, potete non essere d'accordo, anzi vi invito a dirmi quelle che sono quelle che non sopportate voi, così da fare tutti un bel elenco qui nei commenti, ma non prima di esservi iscritti al canale e aver messo mi piace al video. E cominciamo subito. Allora, tanto per cominciare, la prima cosa che non sopporto quando gioco di ruolo sono i giocatori maleducati. Ora, nella maleducazione si potrebbe includere tante cose, come avevo accennato anche in un altro video, chi sta troppo al telefono, chi si distrae, eccetera, eccetera, ma c'è una cosa che davvero non sopporto e sono quei giocatori che passano il tempo a criticare le scelte del Dungeon Master, degli altri giocatori. Ma perché si fa questo? Ma perché si fa così? Ah, non è così, ma questo è quest'altro. Allora, ragazzi, questa è una cosa che proprio non mi piace. A me piace quando c'è un clima sereno, un clima tranquillo e soprattutto un clima di comprensione nei confronti dell'altro, anche nell'errore, anche nell'interpretazione di un qualcosa che uno può dire io avrei fatto così, io avrei fatto colì, però ci sono modi e modi, tempi e tempi per fare la stessa cosa. Ad esempio, se stiamo a teatro, se stiamo suonando, eccetera, eccetera, di certo io non interrompo la canzone per dire fermi, fermi tutti! No, non è così, perché in realtà dovrebbe essere questo e quest'altro. No, si continua, poi si dice oh, che hai fatto là? Perché non provi a fare questo? Quindi, ragazzi, la prima cosa è la comunicazione e soprattutto anche il momento in cui bisogna magari fermare la sessione, dare la propria opinione, eccetera, eccetera. I feedback è giusto darli, ovviamente, però uno serve la modalità e il tempo giusto per darli. Seconda cosa, c'è un prerequisito che ho già detto in altri video, la fiducia. Se già partite che non vi fidate, non vi piace come gioca Tizio, come Master Acaio, eccetera, eccetera, non partite subito con l'atteggiamento di sfida, l'atteggiamento ostile, ma questo così e questo colì, eccetera, eccetera, perché si crea un ambiente brutto anche per voi. Quindi la prima cosa davvero serve educazione, educazione. Per questo capite quando parlare, capite quando non parlare, capite quando interrompere, capite quando state giocando troppo, state giocando troppo poco. Nel senso, la prima cosa è l'educazione, perché siamo tutte persone comunque civili, che viviamo in un mondo civile, ricordiamoci questo e cerchiamo di essere educati. Perché, ragazzi, la comunicazione è la prima cosa. Posso dire lo stesso concetto in mille modi diversi. A questo punto, diciamolo in maniera educata. Quindi questo è la prima, questa è la prima cosa che mi dà fastidio, i giocatori maleducati. Andiamo alla seconda cosa che non sopporto. Questo riguarda il gioco online. Una cosa che io non sopporto è quando si gioca con le webcam spente. Ragazzi, già giocare online è un'esperienza diversa da quella al tavolo, me ne rendo conto, non per questo meno bella, diversa. Ma se non utilizziamo i mezzi che abbiamo a disposizione, ragazzi, allora di che parliamo? Secondo me è necessario per avere un'interazione completa, per avere le reazioni alle cose, vedere lo sguardo, capire cosa sta facendo, come appunto come sviluppare l'interazione tra i giocatori e il Dungeon Master. Giocare a webcam spente è un qualcosa che non mi piace, poiché se tutte hanno le webcam spente uno si distrae più facilmente. Se uno ha la webcam spenta non sa chi sta parlando, perché lo sta facendo, e c'è una fatica anche maggiore nel farlo, capite? È un qualcosa che secondo me compromette l'esperienza di gioco e l'immedesimazione, soprattutto nelle interazioni con i giocatori e il Dungeon Master. Ora, io mi rendo conto che soprattutto online sono persone che preferiscono non farsi vedere in faccia, che magari hanno, che so, la stanzetta disordinata, oppure non vogliono farsi vedere. Io questo lo capisco, ragazzi. Infatti ci sono server in cui non è richiesto giocare con la webcam accesa, da noi nemmeno obbligatorio, ci mancherebbe altro.
Però è un qualcosa che personalmente tendo a fare. Io ho sempre la webcam accesa, indipendentemente dallo sfondo. Guardate i miei primissimi video e vi potete rendere conto. Perché penso che sia necessario per una maggiore interpretazione e interazione. Poi, se uno deve, come dire, acquisire familiarità con il party, eccetera, eccetera, quindi è un po' più timido, un po' più riservato e vuole avere tempo per farlo, io lo capisco, ma dovremmo tendere, secondo me, alla qualità della giocata, perché se tutti accendiamo la webcam, ragazzi, questa cosa diventa molto più bella. Senza contare che una webcam economica costa davvero meno di 20 euro e tutti quanti comunque possediamo un telefono che ha una fotocamera frontale e una retro, appunto si può addirittura utilizzare il telefono come webcam con software gratuiti. Questo significa che i mezzi ci stanno, cerchiamo di utilizzarli. Se il limite è la stanzetta, sistemiamola, oppure fate come me, fregatevene, ma questo è un discorso personale, come al solito è una mia opinione personale. Una terza cosa che non sopporto sono le sessioni troppo lunghe. Premessa, prima che mi mangiate, premessa. Il mio film preferito è C'era una volta in America, 4 ore, ok? Il mio libro preferito è It di Stephen King, 1200 pagine scritte in piccolo, ok? Senza contare che io adoro tutte le forme artistiche che sono molto lunghe. La mia canzone preferita è Octavarium dei Dream Theater, 24 minuti. Cosa significa? Che io adoro tutte le forme artistiche che si prendono il giusto tempo. Questo io lo amo. Sono anch'io il tipo che giocava a Risico 6 ore di fila o quelle sessioni da 5-6 ore, eccetera, eccetera. Però mi rendo conto che la soglia di attenzione per certe cose può risentire, soprattutto se vi è un'enorme partecipazione. A me è capitato di fare musical, spettacoli, concerti, eccetera, eccetera, di tante ore, e mi rendo conto che la mia resa poi va a scendere, anche la mia attenzione va a scendere, perché siamo esseri umani, la nostra soglia di attenzione è comunque limitata, quella dei bambini è brevissima, quella degli adulti è poco più lunga. Capite? Per questo io preferisco lo stile serie TV, soprattutto nelle campagne, perché magari in sessioni di 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore, riesci comunque a essere sempre prestante, comunque essere spesso e sempre attento, e poi finisci nel momento in cui ti fa dire ok, wow, finisce qua, non vedo l'ora di andare alla prossima sessione, appunto perché ci ha lasciato un po' così. Anch'io adoro le grandissime abbuffate, di quelle che poi te ne torni a casa spanciato, che non riesci a respirare, però mi rendo conto che le esperienze più belle nel cibo che ho avuto sono quelle dove hai mangiato, sei soddisfatto, però dici, ma sai che, ok, torno a casa non appesantito. Quelle secondo me sono le condizioni migliori per vivere un'esperienza, quella dove te la vivi appieno, tutta appieno, e ti lascia quella cosa che ti fa dire, sai, avrei continuato un'altra mezz'oretta. Io questa cosa la preferisco, soprattutto se vuoi proporre o comunque giocare una campagna nel tempo che lascia quella voglia di continuarla. Quindi questo è un qualcosa che è anche un consiglio. Non amo quelle sessioni che mi pigliano 6 ore, tra virgolette. Poi dipende, a volte sì, noi giocavamo di quelle sessioni dove iniziamo alle 10 e finiamo alle 3 del mattino, bellissime, ci sono poi storie di maratone, di giornate. Però mi rendo conto che anche l'esperienza breve ma intensa rende tantissimo. Altra cosa che proprio non sopporto, ragazzi, è la poca preparazione. Cosa intendo per poca preparazione? Non sto parlando della conoscenza delle regole, eccetera, eccetera. Parlo di giocare con quei dungeon master che o stanno improvvisando e lo dicono, ragazzi, stiamo improvvisando una one shot al volo, divertiamoci, allora ok. Ma quando gioco una one shot o gioco una campagna, per come è felice, ripeto, queste sono opinioni personali, mi aspetto una certa qualità, mi aspetto di essere coinvolto, mi aspetto di vivere situazioni originali, coinvolgenti, particolari, che mi ispirino, no? E questo dipende molto dalla preparazione che c'è da parte del Dungeon Master. Quindi a me non piacciono quelle one shot, quelle campagne buttate lì, con le mappe, vabbò, prendiamo la prima mappa che c'è, vabbò, la scrivo così, ok? Se lo so in partenza, come accade con Giulio, allora io dico, è anche divertente questa cosa, ma se invece mi aspetto un tipo di qualità e poi questa cosa viene tradita perché il Dungeon Master la butta là superficialmente, questa cosa un po' mi dà fastidio, perché penso, potevo investire il mio tempo a divertirmi con un altro party
dove c'è un impegno diverso, dove c'è cura dell'esperienza del prossimo, capite? Per questo io penso, così faccio io. Io mastero raramente, ma quando mastero offro una certa esperienza ai giocatori, perché ci tengo tantissimo a vivermela io, a farla vivere agli altri, a dare e a creare comunque un qualcosa di bello. Non mi piace quando le mappe sono buttate lì, oppure si sceglie il teatro della mente perché non si vuole preparare. Una cosa è una scelta perché il tuo stile è questa cosa qua, una cosa invece è vabbè, teatro della mente perché chi se ne frega. Questa cosa a me non piace, così come gli NPC, qual è il suo nome? Vabbè, ti dice il nome. Capite? Queste cose buttate là non mi piacciono, preferisco le cose ben preparate, poi ben improvvisate, ma come sapete, come la penso, l'improvvisazione dipende dalla preparazione che hai, più sei preparato meglio sei capace di improvvisare, quindi questa è una cosa che proprio non mi piace, le cose buttate lì tanto per, è come se io invitassi a cena i miei amici, una cosa è dico oh, ragazzi non avevo preparato niente, facciamoci una spaghettata, una cosa è organizzare una cena e poi non ho le sedie, non ho le posate, non basta il cibo per tutti eccetera eccetera, queste cose qua è un po' un peccato, ma questa come detto è una opinione personale. Infine, la cosa che più odio, e chi mi conosce da tempo lo sa, sono i Dungeon Master autoritari. Sapete la differenza che c'è tra essere autorevoli e essere autoritari, ragazzi? Quindi io non sopporto giocare con quei Dungeon Master che partono con il tu non puoi, questa cosa l'ho limitata, questa cosa non la puoi fare, no, questa cosa perché non mi piace, no, perché questa cosa è sbilanciata e lo decidi tu. Ok? Questa cosa no, fai quest'altro, no, vai e fai quest'altro. Quella cosa a me non piace. La classica frase, sì perché io sono il Dungeon Master, ho ragione io, a prescindere, non mi piace, non mi appartiene. Nel momento in cui tu ti proponi come Dungeon Master, hai la responsabilità del coinvolgimento del prossimo, a meno che le intenzioni non sono dette prima, del tipo, ragazzi, sono un master autoritario, faccio questo e quest'altro, tu lo sai da prima e accetti se partecipare o meno. Io non partecipo di solito, perché voglio una certa libertà, voglio soprattutto vivere la tua storia, ma voglio avere il potere di poter essere protagonista di quella storia, di poterla cambiare, di poterla vivere appieno, essere parte integrante di quella storia e narrazione. Abbiamo ruoli diversi, ma voglio vivere il tuo mondo, non subire il tuo mondo. Per questo io odio i master autoritari, soprattutto quelli che tendono a dire sempre no. La mia massima la conoscete, i bravi Dungeon Master non sono quelli che dicono sempre no, ma sono quelli che sanno gestire i sì. Questa è la mia filosofia sia nel lavoro che nelle passioni, eccetera, eccetera. Poi è necessario, se c'è qualcuno che ha il ruolo nel dire no o nel dire sì, quello è il Dungeon Master. Però, quando vedo un atteggiamento del... Ecco questo limite, quest'altro limite, quest'altro limite, quest'altro limite, quest'altro limite, quest'altro limite perché l'ho deciso io, perché sono io il Dungeon Master, a me questa cosa non piace, ragazzi. Per me è sempre una questione di potere, non bisognerebbe esercitarlo così, per me il potere si esercita in maniera molto diversa, ok? Per me il potere non è che qualcuno sta in alto, per me il potere è comunque orizzontale ma hai una responsabilità diversa. Però lo ripeto, questa è una concezione personale, mia. Però vi dico la verità, ragazzi, secondo me ci si cura poco della sensibilità e dell'emotività altrui, anche dell'esperienza altrui, di chi si propone in questa maniera, con questo atteggiamento. Lì magari vuoi esprimere solo te stesso, punto, e chi se ne frega degli altri, che non è sbagliato in certi contesti o con certe premesse, però il gioco di ruolo è bello perché è partecipato, capite? Se vuoi scriverti il libro, scriverti il libro. Altrimenti cerchiamo di ricordarci che si sta giocando insieme, si sceglie di giocare di ruolo in un gruppo e quando si tratta di gruppo è una cosa che si fa insieme. Comunque questi sono i miei 5 spunti di riflessione e sono anche le 5 cose che dire non sopporto, mio Dio, non è proprio così, io tendo molto ad adattarmi, però sono le 5 cose che non mi appartengono principalmente e quindi di solito cerco di comportarmi diversamente da questi punti che ho portato qui in questa classifica, in questa lista. Quindi niente ragazzi, ditemi la vostra, sono curioso di vedere cosa vi dà davvero fastidio a voi, perché si parla sempre cose belle, cerchiamo di dire anche le cose che non ci piacciono, perché serve per conoscerci. Se magari vi riconoscete in questo oppure siete contrari, fatemi sapere ragazzi, sempre nei commenti. Come al solito, iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Grazie per aver guardato, saluti e frecce e ci vedremo un prossimo video qui su Wikiroll.
solo per oggi. Vieni a provare anche tu il server Discord Wiki Roll Dungeons & Cazzi. Abbiamo DM che cercano giocatori, giocatori che chiedono cose per imparare a giocare, una land contatto di cimitero, un'iniziativa multitavolo tra mezzo giocatori, eventi periodici, Giulio e intanto Alberto. Solo qui, su Wiki Roll Dungeons & Cazzi. Trovate il link in descrizione.